Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video. Oggi avevo intenzione di filmare uno study with me, cercando di condividere il mio metodo di lavoro e quindi il mio approccio allo studio, anche perché nell'ultimo mese sono cambiate parecchie cose e quindi di conseguenza ho anche riadattato il mio metodo di lavoro. Allora, in questo periodo mi sono anche reso conto di quanto sia importante una to-do list, cioè una lista che mi permette di segnare e appunto di scrivere tutti gli obiettivi, tutti i compiti che devo svolgere lungo la mia giornata. E mi è molto utile perché mi permette appunto di tenere traccia del lavoro che devo fare e del lavoro che ho fatto. Io di solito, in base agli impegni del calendario, segno sempre e scrivo la mia to-do list il giorno prima, così al mattino, quando sto per iniziare a studiare, già ho tutto pronto. Però a volte mi capita, come anche oggi, di avere qualche problema. Allora, i problemi che posso avere semplicemente sono dei cambi di programma. Ad esempio, io il lunedì mi metto che devo seguire una determinata video lezione che dovrebbe essere caricata, però come oggi, questa mattina che avevo intenzione di finire o comunque cercare di fare gran parte delle video lezioni preregistrate di algebra lineare, può capitare oggi che ancora non vengono caricate e quindi mi salta un po' il programma, perché io avevo in mente di fare una cosa ma effettivamente non lo posso fare perché l'insegnante, per non so quale motivo, magari qualche problema, non ha potuto caricare le video lezioni. E quindi adesso che faccio? Quindi bisogna avere un po' la mente elastica e cercare effettivamente di adattarsi e trovare una soluzione per occupare questo tempo che sennò andrebbe perso. Ed io ho trovato l'attività, visto che mi manca ancora da seguire una lezione di calcolo delle probabilità. Quindi mi seguo questa lezione al volo, prendo un po' di appunti e così occupo questo tempo con qualcosa di utile. E adesso mi metto al lavoro. Merenda al volo, ho finito, calcolo delle probabilità. Tra l'altro mi è finita anche bene perché sono riuscito a finire tutto prima delle 10. Infatti alle 10 ho un'altra lezione e in questo caso una lezione di microeconomia. E quindi essendo in diretta devo essere fisicamente alle 10 pronto per iniziare la lezione. Ma detto questo, sono le 10 e sto per cominciare la mia sessione live. Allora, appena finita la lezione di microeconomia, lezione sulle tecnologie, e infatti adesso ci siamo spostati come programma dal punto di vista dei produttori e non più dai consumatori. La lezione era molto tecnica e ad esempio abbiamo studiato la funzione di produzione, abbiamo visto anche la differenza tra breve periodo e lungo periodo, comunque concetti relativamente complessi. E devo dirvi che mi sono stancato abbastanza seguendo questa lezione. Allora, aggiornamento. Ho mangiato, preso il caffè, mi sono riposato. Adesso volevo ritagliare 2 minuti per discutere degli esami online. Visto che al 99,999% i prossimi esami di aprile non potranno essere fatti fisicamente in università, ma appunto ci è stato detto che gli esami verranno fatti online. E riguardo questo ho 2 opinioni contrastanti, perché da un lato sono contento perché in qualche modo le università si stanno adoperando per far proseguire la nostra carriera universitaria, così anche evitiamo di perdere tempo e rimanere in stallo con l'università
per colpa di questa crisi sanitaria. Però dall'altro lato ancora, ad esempio, ci hanno dato pochissime informazioni su come effettivamente verranno svolti questi esami. Loro semplicemente ci hanno comunicato che giorno X c'è l'esame e sarà fatto online, ed è appunto l'unica comunicazione che mi è arrivata. Questa soluzione, ok, da un lato è positiva, però rifletto anche sulla qualità dell'esame in sé. Ed è chiaro che un esame fatto fisicamente in università è gestito meglio rispetto a un esame online, che, se ci penso, può avere numerose complicazioni. Si stacca la corrente e magari si blocca internet. Se mi dovesse capitare una situazione del genere, si stacca la connessione, che cosa faccio? Perdo l'esame, devo darlo al prossimo appello? E diciamo, questo è uno dei più grandi dubbi. Cioè, come verrà gestita questa cosa? Ancora non ci hanno dato informazioni chiare, precise, di cosa succederà. E quindi questo un po' mi lascia perplesso. E quindi sto anche riflettendo se magari posticipare alcuni degli esami che devo dare ai prossimi mesi, in modo tale che questa situazione si risolva e posso effettivamente farli fisicamente in università. Quindi forse alcuni li do adesso, magari esami più stupidi, però alcuni esami più importanti sto valutando se aspettare un attimo. Fatemi sapere un po' nei commenti cosa ne pensate, come state vivendo questa situazione, se darete adesso gli esami o se volete un attimo temporeggiare, che secondo me è utile avere una visione del problema più a 360 gradi, quindi sentendo più opinioni, più situazioni diverse, in modo tale che tutti noi ci possiamo costruire un'opinione e magari trovare delle soluzioni efficaci per affrontare la situazione. In ogni caso, appena mi arrivano informazioni nuove riguardo gli esami online, vi farò subito sapere, in modo tale che mi rendo utile raccontando la mia esperienza. Detto ciò, parliamo un attimo dei miei programmi per il pomeriggio. Come prima cosa, ho intenzione di andare avanti con algebra lineare, visto che finalmente il professore ha caricato l'ultima lezione, che tra l'altro appunto è l'ultima lezione del corso, quindi così finalmente finisco algebra lineare, o almeno finisco le lezioni e abbiamo finito tutto il programma. Quindi come prima attività del pomeriggio farò questo, visto che comunque la lezione dura ben 50 minuti e 14 secondi. Dai, mi metto subito al lavoro, così vediamo di finirla il prima possibile. Allora, aggiornamento. Ho finito completamente la lezione di algebra lineare. Comunque sono contento perché sono riuscito a seguirle con costanza e questo effettivamente mi ha ripagato, perché sono perfettamente in pari e già posso da domani iniziare ad esercitarmi in vista dell'esame. Allora, detto questo, come seconda attività del pomeriggio mi metto a ricopiare e a sistemare gli appunti presi questa mattina di microeconomia. Così mi metto in pari e sono tranquillo. Allora, faccio vedere un secondo cosa faccio. Qua ad esempio ho gli screen delle slide più importanti. Qui ho il libro. E qui, vabbè, ho il quaderno dove mi sistemo tutte le cose. E comunque, combinando queste fonti, riesco sempre ad avere degli appunti completi. Allora, praticamente ho finito tutte le cose da fare che erano segnate nella mia to-do list e quindi ho completato tutte le cose che dovevo studiare per oggi. E semplicemente adesso posso dedicarmi ad altro, posso rilassarmi e quindi posso un attimo riposare la testa per appunto poi concentrarmi e ricominciare domani. Queste, diciamo, sono un attimo le mie giornate, dove studio e poi mi rilasso, studio e mi rilasso. E devo dire che in questo modo queste settimane passano abbastanza velocemente e piacevolmente. Detto questo, vi ringrazio se siete arrivati fino a questo punto del video. Se avete 2 minuti potete tranquillamente commentare con un messaggio, che a me fa tanto piacere. Se siete nuovi del canale, vi chiedo di considerare l'iscrizione. Fate conto che io pubblico fisso un video a settimana, il venerdì alle 18, e può capitare che a volte pubblico più di un video a settimana, però del secondo non vi so dire sempre la data. Quindi se vi iscrivete, attivate la campanella, siete a posto ed evitate di perdervi cose interessanti. Detto questo, io vi saluto e ci vediamo prossima settimana con un nuovo video.